In provincia di Chieti, una bellissima realtà produttiva, incontriamo un caro amico, Donatello D'Alonso, che è anche il fondatore di un evento che insiste su questo territorio da circa 12-13 anni. Quindi parliamo di questo prodotto e poi una appendice finale a questo bellissimo evento di cui lui è il padre fondatore. Andiamo all'interno. Buongiorno e benvenuti ad Altino. Siamo presso la nostra sede aziendale della Tavola dei Briganti. Quello che facciamo principalmente, ecco, ci occupiamo della coltivazione e trasformazione del peperone dolce di Altino. Dal campo alla coltivazione, poi alla raccolta e alla trasformazione fino a proporre il prodotto finito confezionato. Oltre al peperone di Altino coltiviamo anche altri ortaggi e il diavoletto d'Abruzzo, il peperoncino piccante, che poi trasformiamo sempre nel nostro laboratorio. Ormai, certo, il nostro prodotto di punta è ovviamente il peperone dolce di Altino, che si sta affermando sempre di più sia sui mercati nazionali che all'estero, fortunatamente. E da poco è diventato un paesino slow food e abbiamo creato da qualche anno un'associazione ai produttori proprio per cercare di certificare l'intera filiera di questo prodotto. Quello che offriamo sul mercato come peperone di Altino è sia la collana, quindi il peperone secco intero, che il classico peperone macinato o in polvere o a grana grossa. Con questo peperone in polvere poi proponiamo anche dei preparati per la pasta agli olio o per le carni, sempre a base di peperone dolce di Altino. E ultimamente in azienda, oltre a coltivazione del peperone, come dicevo, abbiamo aggiunto anche coltivazione di altri ortaggi, quindi abbiamo tutta una linea di sottoli sempre coltivati e trasformati da noi, e con i quali utilizziamo il nostro olio aziendale. Abbiamo circa 3 ettari di oliveto coltivato in biologico, e quindi tutto l'olio che mettiamo nei nostri sottoli è di produzione nostra. E ultimamente ci stiamo dedicando anche alla riscoperta di altri ortaggi tradizionali, sempre qui della Val di Sangro. Abbiamo da poco riscoperto un'antica varietà di pomodorino giallo del Sangro. Era una varietà che veniva messa appesa in cantina e che si consumava soprattutto l'inverno fresco, perché ha questa particolarità di conservarsi bene senza celle frigorifere fino al mese di marzo-aprile inoltrato. Noi lo proponiamo sia fresco sia nelle spaccatelle con olio e sale, che può essere buonissimo da utilizzare sulle pizze o per condire qualsiasi bruschetta o pasta o quant'altro. Diciamo che nel 2009, insieme a due amici, allora tra virgolette pazzi, che erano Mario D'Onofrio e Giovanni Rosato, abbiamo sia fondato l'associazione di tutela, che adesso continua a organizzare il festival, ma soprattutto abbiamo avuto questa idea folle di organizzare questo palio culinario delle contrade proprio per rivalorizzare e rilanciare la produzione del peperone, che in quegli anni con una generazione di produttori molto anziana stava quasi per scomparire. Allora, per rilanciarlo abbiamo avuto questa idea che all'inizio sembrava un po' folle, ma che adesso fortunatamente è diventato uno degli eventi della regione Abruzzo di maggior successo, una delle rassegne gastronomiche migliori. Passato un po' di tempo, ricordiamo la cosa sempre con passione e gioia. Ecco. Potete venirci a trovare qui ad Altino, in via Benedetto Croce 113, dove abbiamo il laboratorio di trasformazione con il nostro punto vendita, e per chi vuole comprare i nostri prodotti, oltre a negozi specializzati che riforniamo, abbiamo anche il nostro sito web dove poter acquistare online da dicembre.